un sacco di messaggi, ma io ho fatto una domanda prima della pubblicità. Allora, rispondiamo poi allora, messaggi. Il rapporto padre figlio, parliamo ovviamente di Brando Madonia, che è il figlio di Luca Madonia e che è anche lui un cantautore, un artista, un musicista. Ora, il papà che è musicista e che vive che questa realtà, che consigli dà, cioè, è uno che si fa consigliare, ma tu sei uno che consiglia, che vuole un che po' interviene nella vita. Guarda, io sono un fan di mio figlio, però sono sempre il padre. I padri che fanno? Rompono le scatole. Esatto, per cui i padri più stanno zitti, forse meglio è. Invece io mi servo dei loro consigli, di tutti i miei figli. Eh sì, perché loro mi danno le indicazioni giuste, se c'ho delle cose nuove. In base all'ascolto di loro, dici? Sì, sì, certo. Mi consigliano bene. Ad esempio, l'album prima di questo, quello dei duetti che vi dicevo prima, è nato da una spinta loro. Io ero un po' spaventato, ti immagini beccare 10 cantanti, colleghi, amici, poi parli col manager, l'impresa, tempi non biblici. È facile. Invece non è no, devi farlo perché queste canzoni si prestano a essere cantate in due, e devo dire hanno avuto ragione. Tra l'altro tuo figlio ha fatto pure Sanremo Giovani. Ha fatto Sanremo Giovani l'anno dopo di me, nel 2012. Con una band di Bidiel che poi, come tutte le band, succede, si sciolgono e lui sta ripartendo con un bel progetto. Ma c'è pure Mattia, quindi l'altro figlio, che comunque anche lui, no, Mattia scrive i testi delle canzoni di Cantabrando, molte musiche, poi lui è più letterato. Non appare. Lui è ancora più timido di me. Senti, la musica ti ha aiutato a vincere un po' la timidezza? Beh, direi di sì. Non ti nascondo che ancora l'emozione, per fortuna, c'è. Ma quella ci deve essere sempre. Quando vai su un palco, perché sennò diventerebbe routine. Però mi ha aiutato. Ma anche l'età, sai, crescendo ti rendi conto che non vale la pena, forse manco mozzare. Senti, ci sono messaggi anche per Luca. Roberta dice di essere una denoviana, quando ha sentito Sant'Andrea dei Denovi, c'è Radio a Palla. Allora adesso gliene facciamo sentire un'altra. Chiedeva ma che idea, comunque non c'è nessuno. Anche ma che idea, ma se vuoi comunque, allora mi viene un brivido. Allora mi viene un brivido. Ma quanti anni hai tu per canti queste cose? Come usare. Allora, alla Catalla, ragazzi, se mi dovessi descrivere, questi sono i tre aggettivi, sicuramente sarebbero intelligente, bello, affascinante, ma soprattutto modesto, no? Alessandro San Filippo da Palermo, buona alla Catalla, Peppe, il direttore La Rosa, saluto al bravissimo Madonia, grande artista siciliano, questo grazie, dice a Fredda Iera. Poi stanno cominciando Cataldo ad arrivare, visto che l'orario anche sono le 13 e un minuto. Alessandro Stella da Milano, buona alla Catalla a tutti, sempre Pinnuaci Catanisi, basta un solo aggettivo, Semu Spetti. Ecco, comunque io non è mi una definisco disponibile calcolatore, anche un po' permaloso, e poi ci metto un po' di piatti. Ma che cosa sono? Allora sono occhi di bue, scampi, occhi di bue, scampi, gamberetti. Ci sono 500 euro sopra sto tavolo. Guarda, se è casa tua stai attento. Ci sono 500 euro minimo, Dovisciaro 500, quello se sono locale. Il gambero rosso di Mazzara. C'è anche, c'è anche il carpaccio di pesce spada, di tonno, mi sembra tonno. Poi andiamo avanti. Complimenti. Ma vada Cucce, Ubeddo Luca l'alieno. La Vicky. Va bene, ciao, complimenti Vicky, a Madonia, bravissimo. Grazie, questo Santa. Poi Giuseppe deve essere un tuo appassionato, dopo aver tirato fuori le locandine. Ciao, ma sono sempre Giuseppe. Ma c'hai che fotografie di che c'hanno da casa? Senti, il testo è bellissimo. Visto che Luca si cunnuci, perché sono le 13.02 ed è ancora con noi, vi mando queste foto che ritraggono di nuovo in un incontro pomeridiano con gli studenti presso una scuola di Mister Bianco, prima dell'esibizione serale a Sonica. Quindi ma avete un biografo e non lo sapevate? Non lo sapevo, io mi scordo tutte le mie che cose. Che bei tempi, poi magari te le giro. Senti, ti fa piacere che la gente invece si ricordi? Ma sicuramente sì, dai. Devo dire che io adesso sto raccogliendo tutto questo affetto anche nei miei concerti, mi piace, vuol dire che abbiamo seminato bene. E ne vedi dai, i ragazzi ai concerti che magari non ti aspetti, perché noi per esempio stiamo vivendo una situazione nuova, questo anche grazie ai social, sai, noi con Insieme ovviamente abbiamo avuto degli anni pazzeschi di popolarità incredibile, poi non è che si sia assopita, però cambiavano i tempi, cambiavano anche un po' i linguaggi e soprattutto i supporti, per cui cominciava a nascere internet. Avevamo perso
una fascia di pubblico che andava dai 18 anni in giù, che è un pubblico importantissimo, no? E invece adesso, grazie ai social, grazie a YouTube, grazie a tutte le cose che vanno in giro un po' ovunque, no? Abbiamo nelle piazze dei ragazzini di 19 anni che vengono a farsi la foto e che tremano come tremavano i loro genitori perché vedono il loro idolo. E quindi a te succede con la musica, cioè succede la stessa cosa. Vedo dei ragazzi giovani, non forse 15-14 anni, però mi fa piacere vedere altre generazioni. Ti stupisce vedere un giovane mi gratifica perché vuol dire che insomma vanno a scavare, vanno a pescare ancora, ci sono ragazzi curiosi che vanno a sentire musiche per quanto riguardi De Novo, e poi ci sono tutti quelli che mi seguono ancora, ma soprattutto l'idea che c'è una generazione che è cresciuta con noi, che ci vedeva come eroi. Noi non ci rendevamo conto agli inizi quegli anni, è vero. Perché erano anni duri, era una Catania ancora buia, siete più consapevoli adesso, guarda che loro sono stati un fenomeno veramente straordinario. Io ricordo che quando cominciarono ad avere un grande successo, io cominciavo a fare questo mestiere, loro erano di casa, ad Antenna Sicilia, dove io ovviamente ho cominciato e ho vissuto anni meravigliosi, e devo dire che quando arrivavano i De Novo c'erano queste trasmissioni, c'era Marcello Bumbi, che ti ricordi, Truglio, erano tutti quanti i nostri specialisti musicali, Michele Nania che faceva una bella trasmissione musicale. E quindi quando loro arrivavano ad Antenna Sicilia, noi eravamo ragazzetti, loro erano giovanissimi, Dino Lodato. Dino Lodato è più piccolino di me, quindi arrivò dopo. Ma in quel momento Marcello, può andare una media sette, loro sono veramente straordinari, quindi erano veramente dei personaggi. Scusami, eravamo orgogliosi tutti dei era anche un'altra Catania, era un'altra Italia, era tutto diverso, c'era però Catania è sempre stata viva, attenta, ha sempre avuto nel DNA questa curiosità in tutti i campi artistici, non solo musica, teatro. Pensa alla tradizione della Stabia, però non c'era un posto per andare a suonare. Cioè, noi il nostro primo concerto, per farci conoscere, invitare quattro amici, ci siamo affittati il Delle Rose, che non c'è più, al Canalicchio. Dico, ragazzi, qui o ci affittiamo un cinema o noi rimaniamo a suonare in cantina. E così è stato. Avevamo quella grinta e quella voglia. Incredibile. Vabbè, allora dobbiamo congedarlo. Sì, lo salutiamo a casa, anche perché secondo me Daniela ci ha staccato. Secondo me la sua Daniela. Tu sei uno che segue alimentazioni particolari, tu sei informissima. Come fai? Brucio per la musica. Naturalmente, senza particolari accorgimenti. È sempre stato molto in forma. È Segaligno. Vai, Luca Madonia. Grazie. Lo salutiamo con Non c'è nessuno dei De Novo, ci facciamo promettere che tornerà. Sì. Con piacere, ragazzi. Siete amici, volte, ve l'ho detto e ve lo ripeto. Tutte le volte che vuoi, ovviamente, tutte le volte che è da promuovere. Magari con una chitarra la prossima volta. Esatto, ci organizziamo dall'altra parte dello studio e facciamo cose come. Tirapemo un altro studio. Intanto, per tutti i fan di Luca Madonia e anche e soprattutto dei Novo, insomma, della storia di questo grande ospite che abbiamo avuto oggi, c'è anche un'altra bella canzone, che è proprio quella che forse ha segnato l'inizio da un punto di vista della popolarità nazionale. Quella che ci ha fatto capire, leggo lì, quale metterai, che la nostra vita sarebbe stata la musica. Ecco, sarebbe stato il vostro lavoro per sempre. Che meraviglia. Si chiama Non c'è nessuno. Grazie Luca, ciao. Ciao Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti.